Ben arrivato, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera, allora ci dà dei ragguagli rispetto a questa stazione della metropolitana C, così abbiamo visto le foto molto 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 belle, insomma non ci aspettiamo ecco queste bellezze talvolta a Roma. Sì, ecco, stamattina siamo stati invitati, come diciamo il governo della città, a prendere visione dei lavori ultimati, quindi la cittadinanza, mi pare di aver capito, da domani potrà iniziare a visitare la stazione, che non entrerà comunque in servizio nell'immediato. Come sapete, la stazione aprirà entro autunno, poi chiaramente ci sarà un periodo di preesercizio e si ipotizza che entro la fine dell'anno, insomma, diventerà un nodo di scambio con la linea A. Sì, con la linea A. E per quanto riguarda i tempi, insomma, sono questi, sono l'autunno, settembre, ottobre, sapete già più o meno quali sono i tempi di scadenza? Sì, guardi, noi è dall'inizio della consiliatura, addirittura una delle prime commissioni mobilità, abbiamo subito affrontato l'argomento e sì, stiamo seguendo la questione. Ad oggi Metro C insieme a Roma Metropolitana ci confermano che l'apertura sarà entro l'autunno, quindi noi confidiamo e controlleremo, soprattutto vigileremo, ecco, lo stato di avanzamento dei lavori sotto in galleria, perché appunto la stazione è ultimata, poi adesso stanno perfezionando tutte le misure che servono ovviamente per rendere anche le banchine funzionali all'apertura della stazione e i collegamenti con lo scambio con l'A. E per quanto riguarda invece, si parlava anche insomma sui giornali, già cominciano naturalmente, insomma c'è sempre un po' di pungolamento verso l'amministrazione da parte dei giornalisti e quindi dai colleghi, le prime domande riguardano anche la possibilità di avere una frequenza maggiore dei treni, per esempio, per quanto riguarda la metropolitana. Sì, questo è un argomento molto molto spinoso. Anche questo lo abbiamo affrontato ovviamente a parte, perché è un tema che è collegato all'apertura della stazione, assolutamente collegato all'apertura della stazione di San Giovanni, e soprattutto per il fatto che dovrà entrare in scambio con la metro A. Noi dall'inizio abbiamo fatto una serie di commissioni dove abbiamo verificato quello che comunque era un'attività da parte dell'amministrazione fin da luglio, se ricordo bene, nel 2015, per cui chiedeva conto di una definita usura anomala del sistema ruota-rotaia, per cui appunto è inverosimile che una metropolitana appena consegnata abbia questa usura, che comporta la necessità di una manutenzione che è 5 volte superiore a quella di standard e ovviamente anche manutenzione relativa anche ai binari, non solo alle ruote, insomma, dei comporti. Abbiamo come dire, sollecitato da parte sia di Roma Metropolitana che di ATAC e Metro C in questo caso una serie di reazioni che hanno comportato dei lavori che sono stati già effettuati. Il problema è che comunque i convogli rimangono da dover manutenzionare con una frequenza che è maggiore rispetto a quella che era prevista dall'azienda che li ha costruiti. Quindi anche su questo stiamo sempre controllando, ecco, che insomma si riesca finalmente ad avere una metropolitana che valga quello che i cittadini hanno pagata, quindi che riesca a trasportare dai 24 ai 36 mila passeggeri l'ora e quindi con una frequenza adeguata. Al momento i treni, appunto essendo in manutenzione, non riescono a garantire questa frequenza, però piano piano riusciremo sicuramente ad arrivare a questa frequenza. È un obiettivo ovviamente che minimo che dobbiamo garantire ai cittadini, quindi non è che stiamo garantendo chissà che cosa, sono le cose basilari, le cose invece su cui bisogna, insomma, sottolineare che questa amministrazione è assolutamente a favore di questo sistema di trasporto. Quindi questa è una città che nel tempo, lo sapete tutti, insomma, doveva essere dotata di più linee. Ci sono tantissime ragioni, adesso non voglio fare polemica, insomma, però sono tantissime ragioni per cui ad oggi non abbiamo questo sistema infrastrutturale. È chiaro che anche in superficie vanno realizzate delle opere su ferro, quindi tram, che non devono essere considerati alternativi o alternative a
sistema appunto di metropolitana in di sottosuolo. Quindi diciamo, per quanto ci riguarda è fondamentale far capire insomma che siamo assolutamente a favore delle metropolitane. Il problema è che ecco, per quanto riguarda i tram, diciamo, i costi sono inferiori, per quanto ci sia comunque l'aiuto, anche lì necessità di aiuto da parte di regione e Stato, rimangono comunque delle opere che sono un po' più facili da realizzare. Per quanto riguarda le metro, visto che lo Stato appunto deve finanziare, finanzia sempre queste opere nell'ordine dell'80%, è chiaro che noi adesso stiamo ultimando lo strumento che andremo a presentare, il BUMS, il nuovo piano, che, dove all'interno ci sarà la nostra visione insomma, no, di città, di mobilità, scusate, per quello che riguarda appunto il ferro, e rispetto a questa visione andremo a capire quanto lo Stato insomma ha intenzione di finanziare questa grande necessità, perché l'obiettivo ovviamente è quello di dare ai cittadini un'alternativa importante rispetto all'automobile privata. Certo. Allora, alternativa per cui è indispensabile, proprio perché la città non può più continuare così, c'è una quantità di automobili assurda, una città insomma, che non può più continuare a sostenere questo livello sia di viabilità che anche di inquinamento, insomma anche quello è un altro problema importante anche della nostra anche città. Di non è solo di inquinamento, ma è una questione anche di uso dello spazio pubblico. Certo. Io quando ero piccolo giocavamo per strada, le automobili erano molte di meno, insomma eravamo, i genitori erano tranquilli a lasciarci insomma a giocare per strada. Oggi qualsiasi famiglia insomma si guarda bene a lasciare i propri piccoli, perché c'è un problema anche di sicurezza, c'è un comprensibile livello di stress, un'abitudine a non rispettare le regole, un'invasione di qualsiasi spazio. Io faccio sempre questa battuta, ecco insomma, ci manca solo che adesso le automobili parcheggiano sugli alberi perché hanno occupato tutti gli spazi, e questo deve essere, ovviamente deve tornare a una normalità, una città normale, per cui ecco, gli spazi in superficie in parte sono dedicati alla mobilità carrabile privata, in parte a quella pubblica e anche a quella pedonale, quindi dobbiamo un po' riequilibrare. Senta, invece per quanto riguarda l'età di questi convogli, di queste vetture, naturalmente poi ci sono vetture e vetture, in particolare l'età nel senso sì di questi convogli delle linee. Per esempio sulla linea B, parliamo della linea A e B. A e sì, B, purtroppo sì. Anche lì abbiamo fatto anche lì delle commissioni dove è emerso cose che comunque conoscevamo da cittadini, ma che ovviamente una volta diventati amministratori vengono certificate, e abbiamo una situazione drammatica, perché anche lì siamo di fronte a delle infrastrutture che non hanno mai avuto una manutenzione straordinaria. Manutenzioni ordinarie che si contano sulle punte della dita soltanto ecco in casi eccezionali, ma di fatto non sono mai state fatte. Quindi assistiamo tutti quanti insomma al fatto che ogni tanto c'è qualche convoglio che si ferma perché ecco accade che la linea o c'è un'infiltrazione d'acqua, insomma, cioè ci sono una serie di ragioni che sono legate appunto a questa mancanza di lavori che vengono fatti in ogni città, non solo, non c'è bisogno di andare nelle altre capitali europee, insomma questi sono lavori che sono stati fatti in ogni città italiana in maniera ricorrente, e garantire alla cittadinanza ecco appunto l'uso di queste opere che è fondamentale. Non si capisce il motivo per cui invece qui a Roma queste opere non sono mai state fatte. Anche qui parliamo di un'esigenza importante, anche questo verrà presentata ovviamente come insomma, richiesta di finanziamento, perché ovviamente non possiamo prenderci la responsabilità di chiudere delle metropolitane perché insomma non hanno la manutenzione necessaria. Bene, bene, allora noi intanto la ringraziamo, la salutiamo con un sms di un suo sostenitore che ci scrive: grande Pietro, vorrei tanto un contraddittorio tra te e Alessandro Onorato. Fabio si firma, non so perché proprio tra lei e Alessandro Onorato della lista Martini. sì, il consigliere Onorato. I contraddittori li facciamo in aula, poi se dovesse capitare, certo, non c'è nessun problema, lo scambio politico finché rimane ecco all'interno dei temi. Noi contestiamo molto soltanto il fatto che spesso vengono fatte delle proposte che non si reggono sulla fattibilità, e per fattibilità soprattutto intendiamo sia giuridica ma anche quella economica, perché
spesso ci viene chiesto di fare questo, questo e quest'altro, ma poi si dimenticano che abbiamo un bilancio che è gravato da una serie di debiti che hanno tagliato esigenze essenziali, da partire dalle scuole, passando appunto per gli sporti, ecco, anche il verde. Quindi per carità, noi vorremmo fare tutto e di più, ma bisogna anche tenere conto di quelli che sono i limiti strutturali di finanziamento del comune, che non ce li siamo inventati noi, e ci dà un po' noia a volte in aula sentire che, no, che siamo contrari. In realtà noi siamo favorevolissimi. Se sono così capaci a trovare anche i fondi, noi voteremo a favore qualsiasi proposta. Va bene, che allora venga anche dalle opposizioni. Magari nei prossimi giorni la contatteremo anche per parlare di un altro, l'altro progetto sulla mobilità, che è quello della funivia, no? Se ne è parlato tanto, magari però ne riparliamo poi nello specifico nelle prossime settimane, perché un'idea che sembrava così un'idea strana, singolare, invece poi in realtà abbiamo scoperto che nel mondo, in Europa, un po' dappertutto, quella è una nuova, anche quella è una nuova viabilità, insomma una nuova idea di viabilità, di mobilità, ecco. Quindi in realtà non, certo, è così, guardi, strana. Ogni soluzione va valutata in funzione di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. E ovviamente laddove non è possibile fare un intervento, ecco appunto, come la metropolitana, per tante ragioni. Se l'alternativa è quella di una funivia che comunque garantisce con dei costi sostenuti un trasporto importante, perché ecco, insomma, bisognerebbe anche considerare, ecco, che non siamo esattamente una città dove certe cose non si possono fare. Si può, certo, fare, ecco, tutto quanto valutando, ecco, caso per caso, in funzione di un po' di tutto, anche i cittadini. Cerchiamo di capire anche i cittadini quanto sono propensi. So che lì in quel quadrante c'è un comitato che da tempo sta lavorando in questa, che sono molto, insomma, favorevoli, quindi cercheremo un po' di capire come portare a casa anche questa soluzione. Bene, bene, allora grazie al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Pietro grazie Calabrese, per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.